Poi gli alleati gli fanno di nuovo cambiare idea, per cui dice: è nostro dovere rimanere in Iraq, non facciamo la solita italietta che se ne va al primo stormir di fronda. Poi le elezioni si avvicinano, ritorna pacifista e dice: ci ritiriamo a gruppi di 300, cioè un ritiro a rate, no? E alla fine dice: anche gli Stati Uniti credo che debbano fissare un calendario per il ritiro all'Iraq, però in America non lo stanno a sentire, quindi non ne vogliono sapere. E alla fine, prima delle elezioni, dice: entro fine anno 2006 ce ne andiamo. Questa è la posizione. Poi perse le elezioni, quando la sinistra dice: va bene, ce ne andiamo, allora lui dice: il ritiro delle truppe italiane dall'Iraq sarebbe una fuga ingloriosa, e quindi ritorna guerrafondaio, tanto la palla è passata nelle mani degli altri, che percorrono l'itinerario inverso, cioè cosa partono pacifisti altri, e diventano, fanno gli altri? E diventano guerrafondai. Dunque il centro-sinistra si scanna per dei mesi e poi nel maggio del 2004 vota una mozione che dice: valutata la situazione politica, sociale e militare dell'Iraq, si impegna il governo, Berlusconi, a disporre il rientro del contingente militare italiano, maggio 2004. Dopodiché Violante se la rimangia subito e dice: noi non abbiamo mai chiesto il ritiro immediato delle truppe dall'Iraq. E lo dice 3 mesi dopo che hanno votato questa mozione. Poi c'è Prodi. Prodi dice, all'inizio gli piace Zapatero, dice: Zapatero si è ritirato dall'Iraq il giorno dopo essere andato al governo senza concordare niente con nessuno. Ho già detto che noi faremo lo stesso in ogni caso, assumendoci la responsabilità di contribuire allo sviluppo dell'Iraq. E questo lo dice il 27 ottobre 2005, un anno fa. Poi la cosa si ammorbidisce via via che Prodi si avvicina al governo, tant'è che alla fine Zapatero non gli piace più. Dice: se vinco decideremo un'agenda per il ritiro delle truppe e la decideremo la prossima primavera, sicuramente non lo farò a colpi di teatro come ha fatto la Spagna. D'Alema è uno spettacolo da questo punto di vista, più posizioni lui del Kama Sutra, infatti è diventato ministro degli esteri. Aveva sempre l'articolo 11 della Costituzione in bocca, no? Noi siamo contro la guerra, noi stiamo facendo una guerra, non raccontateci balle. Infatti dice: l'Italia non è autorizzata a fare le guerre, una guerra non decisa dall'ONU e non dall'Unione Europea e non dalla NATO, la nostra Costituzione non prevede che partecipiamo a guerre unilaterali o preventive, e quindi credo che il governo debba rispondere. 2004. Ci hanno detto che i militari partivano per una missione umanitaria e ora ci troviamo in guerra. Abbiamo deciso tutto questo in aperta violazione dell'articolo 11 della Costituzione, 7 aprile 2004. Dopodiché, che cosa succede? Adesso noi ci ritiriamo a dicembre, cioè esattamente nello stesso mese in cui Berlusconi aveva detto che si sarebbe ritirato. Allora, qual è la differenza fra il governo Berlusconi e il governo Prodi? Dal punto di vista della guerra in Iraq, che sembrava essere uno spartiacque invalicabile. E parte la missione in Libano. A questo punto Fini che cosa dice? Ci avete accusati di avere violato l'articolo 11 della Costituzione per 3 anni, adesso noi ve la votiamo la missione in Libano, però voi in cambio dite che noi non abbiamo mai violato l'articolo 11 della Costituzione. Anche le altre sono missioni di pace. Esattamente. A questo punto D'Alema gli dice: ma nemmeno per sogno, non è pensabile che noi dobbiamo fare autocritica sull'Iraq, lì stava cominciando la guerra e i nostri soldati si sono trovati in guerra. E poi aggiunge: dall'attuale maggioranza non può arrivare un sostegno ex post alla politica estera del governo Berlusconi. Non ci potete chiedere di consentire ex post a quello che avete fatto voi e che a noi abbiamo sempre contrastato. Si pretende ex post un voto a favore del governo Berlusconi e noi contro quella missione abbiamo sempre votato contro. Dopodiché, nel giro non di qualche mese, ma nel giro, questo era il 6 settembre, il 27 settembre, cioè mi pare 21 giorni dopo, cambia completamente il quadro. Il centro-sinistra vota insieme al centro-destra una mozione di Fini nella quale c'è scritto: la Camera esprime apprezzamento nei confronti delle forze armate per lo spirito unitario, umanitario e di pace, sempre in linea con i valori espressi dall'articolo 11 della Costituzione, e impegna il governo a sostenerne l'operato. Quindi praticamente tutto quello che si era detto sulla violazione dell'articolo 11 non valeva. È molto interessante tutto ciò, naturalmente, perché si continua a giocare con le parole per superare quel piccolo ostacolo che è l'articolo 11. Se vuoi mi sono segnato una frase di Tacito, che è riferita a tutt'altro contesto, ma forse potrebbe essere illuminante. Meno Tacito si potrà citare tranquillamente. Sì, è bipartisan, no? Allora. Rubano, massacrano, rapinano e con falso nome lo chiamano impero. Infine, dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace.